11 settembre 2010, dopo un'ora nel bosco, il primo avvistamento, anche se abbiamo incontrato un cercatore che rientrava e ha detto che la giornata era scarsa e lui ne aveva soltanto tre. La raccolta. Un po' mangiato, maturo, ma bene, pulizia. Dopo un'ora circa di cammino nel bosco senza trovare nulla, finalmente un altro avvistamento che guardiamo da vicino. Intanto che guardo questo, alzo lo sguardo e sulla sotto i piedi di quei due faggi vedo un altro. Andiamo a raccoglierti prima questo. Beh, è maturo. Però è sano. Andiamo a prendere l'altro. Anche questo maturo. Lo cogliamo, eccolo, è un po' passato, ma è pur sempre un porcino. Pulizia. A un metro di distanza dai due precedenti ho trovato, ho visto anche questo qua. Lo pulisco, anche lui è maturo. Raccolta, eccolo qua, però è sano. Pulizia. Eccone lì un altro, che comunque visto da qua sembra anche lui abbastanza maturo. Andiamo a raccoglierlo. Eccolo qua, decisamente maturo e anche un po' bagnato, quindi vuol dire che ha preso la pioggia ed è inutile a raccoglierlo. C'è anche una bella lumaca che sta facendo il suo servizio. Il gambo è molle e zuppo d'acqua, lo possiamo lasciare a riposare con la sua lumaca. Altri 20 minuti di cammino nel bosco e finalmente un altro ritrovamento. Questo sembra decisamente bello. Andiamo a pulire un po'. Ah, sembra che abbia un gambo un po' di traverso. Sembra anche sano e decisamente fresco. Eccolo qua. Beh, fresco, fresco non proprio, ma meglio di altri. Pulizia. Ben mimetizzato e coperto c'è anche questo piccolino vicino a una cappella trovata separata dal gambo, e il gambo invisibile. Andiamo a prendere il piccolino. Questa è la cappella trovata e questo è il porcino. Porcino che comunque è vecchio, il gambo abbastanza duro, però era bello, era un bel funghetto. Pulizia. Sabato 11 settembre, questo è il raccolto della giornata, del pomeriggio. Sono 7 porcini, totale 900 grammi,
dopo le giornate di pioggia di martedì e mercoledì si poteva sperare in qualcosa di meglio, ma sembra che non ci sia granché.